Allora, prima di cominciare il video, ringraziamenti, regia. Allora, prima di tutto vi ringrazio per tutto l'affetto sotto il video in cui ho girato insieme a Deborah in pigiama per Roma, perché vi giuro io non me l'aspettavo. Deborah mi ha scritto ieri che si è letta tutti i commenti. L'avete fatta veramente contenta pure a lei, cioè siete dei grandi. Come al solito volevo ringraziare le persone che hanno commentato con l'emoticon dell'unicorno sotto il video del pigiama, sempre sto parlando. Grazie mille a Passione Makeup, Ginger Fox, Isola delle Rose TV, Super Cora Nova. Abbiamo anche personaggi nuovi, quindi sono ancora più contenta. Luisa 807, Dreamer Books Lover, Katia D1, Vale P, Laura Tomasi, Gemma Paolini, Sara Romano e Martina Valdetara. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo di essere sempre presenti per ogni mio video, non capisco manco io come fate, e adesso vi lascio al video. Voi non potete capire in che situazione sono. Fatto sta che molti di voi erano curiosi di vedere un pochino i prodotti che io ho continuato ad utilizzare in questi anni. Una piccola cosa che voglio dire prima di continuare e di andare avanti con il video è che, avendo, diciamo, smesso di fare video di make-up, questo mi ha portato a comprare prodotti meno spesso, di conseguenza a spendere molti meno soldi per i trucchi, di conseguenza mi sono potuta permettere magari dei trucchi che sicuramente non lavorando e comprando continuamente make-up non mi sarei mai potuta permettere. Ho intenzione di farci un video un po' più in profondità su questa cosa e di iniziare un progetto, però ve ne parlerò in un altro video. Mi avvicino, scusatemi, così vi godete la visione di tutti questi pori dilatati. Un prodotto che ho continuato ad utilizzare da quando l'ho comprato è il primer Bare With Me della NYX Professional Makeup. Avevo fatto un video su tutta la collezione, io questo lo amo. Da ragazza che ha la pelle grassa, questo qui, essendo una consistenza molto acquosa, molto strana, non mi va a bloccare i poli non me li blocca, non mi rende più oleosa durante la giornata, non mi ha mai dato problemi di alcun tipo alla pelle. Io ci volevo finire nella PR list di NYX, però non mi ci hanno mai messo perché sono troppo irrilevante. Vedete, tipo, che balla dentro il tubino. Ottimo primer. Ok, la faccia è bella appiccicosa. Questo non lo faccio tutti i giorni, però lo faccio quando ho occasioni speciali. Prima di andare con il correttore, vado con il primer di Urban Decay, l'Optical Illusion, che è quello rosa. Non vi confondete con gli altri che non mi piacciono. E lo uso da quando. Non vuole partecipare al video questo primer. Io non ho tutti questi pori. D'altra parte, non vorrei sprecare. Quello che faccio è semplicemente andare nelle zone con un po' più di texture, che per me è dappertutto. E lo picchietto perché è inutile che facciamo così con questo tipo di primer. Dobbiamo picchiettare perché altrimenti che cavolo va a riempire? Mi sembra una cosa logica. Qui sto facendo proprio vedere i miei prodotti preferiti in assoluto. Vi metterò i prezzi sempre qua. Probabilmente non lo noterete, però l'effetto è già di poro più riempito. Questa, a parere mio e secondo me, ce la dovrebbero avere tutti. È la palette di MAC, la Pro Conceal and Correct Palette in Medium, e come vedete, infatti, è usata e abusata. Ci sono delle shades più scure che di solito uso per fare il contouring sotto il fondotinta. Oggi non lo faccio perché non metto un fondotinta così leggero, visto questi problemi. Non mi voglio appesantire troppo lo sguardo, quindi innanzitutto me lo vado solamente a mettere qua, anche dove ho il rossore qua. Mi sta venendo il dubbio che forse vi dovrei zoomare ancora di più, così vedete proprio che effetto ha quello che uso. Innanzitutto, chiaramente, se dovessi fare un trucco per la telecamera, mi truccherei in maniera molto molto più pesante. Però non vi voglio dire tipo che uso. Cioè, non vi voglio mentire, sui prodotti che uso, quindi questi sono veramente quelli che uso tutti i giorni. Fatto ciò, faccio un mix degli altri colori, vado a correggere i brufoli più evidenti. Io, sinceramente, più che mettere troppo prodotto sopra, preferisco che un po' si vedano. Ho pensato per una volta che sarebbe bello per voi vedere una vera pelle qui su YouTube. No, Basic Gaia fa sempre zoom e fa vedere tutto, infatti io l'amo per quello. Un fondotinta che ho continuato ad usare e ho il terrore di finire è il Dior Backstage. La seconda volta che lo ricompro, la seconda volta, vado in bancarotta così. Questo è per i momenti di pelle bella.
per i momenti di pelle brutta c'è questo, che è il L'Oreal Infallible. Oddio, c'ho tutto sto primer che non mi è servito. Pregato 5 euro, sprecato. Parto a metterlo dal centro del viso e poi vado verso il fuori. Non lo metto dove metto il correttore. Non so perché, mi sono stufata di questi pastoni ultimamente. A me piaceva tantissimo il pastone, però trovo che quando la pelle fa i capricci, il pastone fa sembrare la pelle ancora più sofferente, in un certo senso. Mi spiego. La mia spugnetta preferita, che è pure economica, è di EcoTools, però al momento è asciutta, quindi uso la Beauty Blender. Vi consiglio queste spugnette qua, le trovate su Amazon, sono fantastiche. Comunque è così, preferisco in realtà che qualche macchietta mi si veda piuttosto che avere la faccia torta. Ho avuto il periodo in cui giravo come se avessi Instagram in faccia, mi è passato un pochino. E qui in Inghilterra potrei, se volessi, cioè nel senso, in Italia a volte mi guardavano male. Anche così, che comunque si vedono le macchie, si vede tutto, io sinceramente così sono contenta. Vedete come cacchio è naturale questo fondotinta? Non dico sembra che non ho messo niente, chiaramente si vede che ho il fondotinta. Io vedo certe recensioni che mi fanno veramente incavolare, perché usano 3-4 pump di fondotinta, poi se lo mettono e dicono: no, non sembra pelle, è un po' cakey. Basta Francesca, basta! Dio, avete visto l'ultimo video di Dumpty? No, l'ultimo, quello dove risponde agli haters, sono morta da ridere. Sembra proprio pelle, è figo. Prima di mettere il correttore vado a mettere un illuminante liquido. Questo qui è Away We Glow di NYX Professional Makeup nella colorazione Crystal Glare. Pazzesco, è quasi finito, non c'è quasi più niente. No, si è rotto in aeroporto! Vedete il tappo? O non lo vedete? Però questa linea qua non ci dovrebbe essere, si è spaccato in aeroporto. Io odio Ryanair. L'effetto non è troppo sbeom, è molto naturale. E non mi piacciono più nemmeno gli illuminanti con i glitter. Voi direte: Francesca, ma che ti è successo? E io vi rispondo: non lo so. I glitter sugli occhi sì, cioè negli illuminanti no. Infatti quelli che prima mi piacevano tanto, di Mulac, di Puro Bio, adesso in realtà non mi fanno più impazzire. La perla, secondo me, è talmente grossa che fa spessore sulla pelle. Quando ho quasi finito il prodotto che ho messo sulla mano, lo metto anche sempre in giro. E dovete sfumare questo immediatamente, perché sennò ci avete le chiazze. Il baffo sudato no, France. Ora mi vado a fare le sopracciglia e vi devo confessare una cosa. Ah, sì, ancora mi devo mettere il correttore, non vi preoccupate. Vi ricordate che vi ho detto in questo video qua? Ho preso il kit praticamente natalizio, mi ha deluso. Sto usando la Precisely My Brow di Benefit. Non capisco tutto l'hype che ci hanno costruito intorno agli influencer. Quello che mi piace di più è lui, il 24 Hour Brow Setter. Ebbene, ci ho ripensato, adoro questa matita. Non rilascia subito tanto tanto pigmento. E per le persone come me che ci vanno proprio cattive sui prodotti e sul trucco, è l'ideale, così non mi faccio le sopracciglia mattone, le sopracciglia TikTok, che mi sento peggio. A me piace anche che siano così, cioè un po' non mandava oggi, però comunque pulite. Ora farò una cosa che sicuramente inorridirà tutti quanti. Ho imparato questo trucchetto da un makeup artist inglese che ho incontrato. Vi lascio il suo canale YouTube qua. Per valorizzare le mie sopracciglia, cioè per farle sembrare ancora più voluminose, devo mettermi il mascara per sopracciglia al contrario. Prima faccio una passata normalmente. Non vi preoccupate se è un po' a macchia all'inizio, tanto dovete incasinarle. E poi si fa così e le lasciate così. Vi giuro, non sto scherzando, lasciatele così, perché così va a coprire i peli del sopracciglio sia sotto che sopra, no? Le va proprio ad infoltire, cioè nel senso, chiaramente il prodotto fa spessore sul sopracciglio, come un mascara per le ciglia vi fa spessore sulle ciglia, mi sembra matematica. Lasciatele così e vivetevele. Voi mi avete chiesto che cosa uso? Nei giorni in cui voglio andare super full coverage, Jeffree Star, io sono la shade C14. Nei giorni in cui voglio stare un po' più buonina e tranquilla, ho due correttori. Uno è quello di Maybelline e uno è quello di Astra. Oggi uso quello di Maybelline. Io ho tolto la spugnetta perché qui su questo canale siamo per l'igiene.
lo posiziono sotto perché tanto poi sopra ci va, e sempre qui. È un'altra cosa che ho imparato sempre da quel makeup artist, perché così il correttore non fa le pieghe. Metto il correttore dove non ho messo il fondotinta. Questo brufolo ci mettiamo pure il correttore, perché proprio beauty blender. Io vado da 0 a 100. O mi trucco per andare all'università, tipo, o non mi trucco per niente. Quindi se mi sveglio 40 minuti prima, mi guardo video su YouTube e mi trucco. Mi dispiace, non vedete, però io che devo fare? Questo correttore mi piace perché comunque lascia il contorno occhi molto giovane. Se avete occhiaie belle marcate, no. E lo sfumo per ultimo perché così il correttore si asciuga un pochino e il pigmento resta attaccato. È molto naturale come correttore. Lo so che non riuscite a prendermi seriamente con questo sopracciglio sexy. Una volta tipo correggevo le sopracciglia proprio con il correttore. A giorno d'oggi non è un look che mi piace. E non è perché, però mi avvicino per farvi capire. Sì, mi si vedono pori, macchie, si vedono proprio tante cose. Comunque sia, è una base che secondo me è naturale e questo mi piace. Allora, quando sto costruendo l'impalcatura per la faccia torta, uso la cipria di Laura Mercier. Quando non voglio l'impalcatura, uso quella di Jeffree Star, perché è meno mattificante di quella di Laura Mercier. Probabilmente mi sembra una bestemmia, per quanto mi riguarda è così. Io ce l'ho nel colore beige. Vi giuro che l'odore di questa roba è tipo parco giochi. Sbatto sempre l'eccesso sulla mano. Se ne avessi due in questo momento sarebbe meglio. Questo è il correttore anche dopo la cipria, cioè sembra che io non ce l'ho messa. I pori li pialla, non vi consiglio la cipria trasparente perché io avevo anche quella. Se ci fate il baking vi lascia le macchie bianche. Per quanto riguarda il centro del viso, visto che appunto ho i pori dilatati, vado a fare un'azione un pochino più riempitiva con un soft baking, però ce la vado proprio a presciare. Prendete le pale e vi giuro, non vi spaventate, che quando togliete la cipria non è pesante. Me la metto in tutte le zone in cui mi oleizzo. Ora che la situazione delle sopracciglia è questa da un bel po' di tempo, prendo il mio 24 Hour Brow Setter di Benefit, altrimenti ho questo qui di Wycon, però preferisco quello di Benefit perché è cemento. Vedete che lo scovolino è proprio particolare, così piatto. Sta diventando un tutorial, però volevate sapere quello che faccio e ve lo faccio vedere. Qua, per esempio, me le vado a tirare su e poi appiattisco il prodotto sulle sopracciglia. Non pensavo che avrei mai fatto vedere come mi faccio le sopracciglia su questo canale. Una prima volta arrivi per tutto. Se avete fatto errori potete tranquillamente rimediare, tanto sto coso è trasparente, comunque sì, me le devo andare a fare. E codesto è il risultato finale. Oggi non sono perfette e questo è il sopracciglio che viene fuori. Il kit che ho comprato si chiama Feathery Brows. Mi piace. Mi sento colpevole per questa cosa? Sì, perché costa 40 euro quel kit, però ne vale la pena. Io che ce l'ho belle lunghe e ricce, quando questo si asciuga me le fissa lì e non si muovono più. Sì, un inglese convinto della Brexit. Ora, mi vergogno, però se volete che io sia sincera, io questo l'ho preso dopo tanto risparmio, dopo tanto lavoro. È un prodotto che passa da essere crema a polvere. E quindi dopo metto comunque la polvere e ve lo faccio vedere quello che uso per la polvere, però è il Sultan de Chanel. E perché mi piace tantissimo? Perché non è liquido, ma non è in polvere e quindi vi resiste tantissimo sul viso, per non parlare del fatto che ovviamente vi dura un'eternità. Anche questo, ma perché? Ok. Anche questo quando va su non va su super pigmentato, e quindi è per questo che mi piace molto, perché io con i trucchi ci vado proprio cattiva. Cioè, se io avessi tipo il Tantor di Huda Beauty mi tirerei le strisce in faccia. E questo potete metterlo anche se vi siete riempite la faccia di cipria. Questo va soprattutto proprio. Sulla fronte me ne devo mettere un quintale perché ho una pista d'atterraggio per elicotteri. Diciamo che 5 euro di Tantour di Chanel vanno tutti sulla fronte. Però è la consistenza perfetta, cioè io ve lo giuro che questo prodotto forse è uno dei migliori acquisti del mio 2019 e delle migliori scoperte. Non lo so, c'era un po' di gente che lo consigliava, Clio Makeup, Tati. Di Clio mi fido ciecamente, cioè
a ridaglie. Io ho sempre avuto paura di fare il contouring al mio naso perché è storto, però tanto si vede lo stesso che è storto, quindi a questo punto un po' di ombreggiatura me la faccio. Ne convenite? Siete d'accordo? Diciamo che un pochino cerco di barare e di farlo dritto, però non ci riesco. Quello che faccio di solito è passarmelo molto velocemente. Vi sto solamente dicendo se è un'occasione speciale. Lo metto anche qui, proprio dove sentite il buco della testa. Io sto facendo così adesso, sembra che vi sto dicendo che sono matta, in realtà sto sfumando il bronzer. Ripasso tutto sopra con la spugnetta del fondotinta, non con la spugnetta del baking, perché se no andiamo a fare una crosta. Pure voi, cioè, prendetevi tipo una spugnetta solo per le polveri, ma tipo pure quelle da un euro che vendono dai cinesi, capito? Si puliscono anche molto più facilmente perché chiaramente non mi fanno la crosta in faccia e non mi fanno la crosta qui. Ecco, un po' di saliva vi ammorbidisce il fondotinta. Sono da anni che mi dico che devo comprare questa cipria, non me la compro, la continuo a usare come bronzer. La commessa mi ha dato questa. Io vi sembro di questo colore? Lo uso come bronzer, l'effetto sulla pelle è stupendo, è proprio una di quelle ciprie che non si sente, siccome c'è scritto cipria non vuol dire che non la potete usare come bronzer. Siccome io quando esco di casa solitamente torno super super tardi, tutti questi passaggi che di solito faccio molto più velocemente fanno sì che tutto mi resti sul viso per molto tempo. Soprattutto ragazzi, se si va a un party bisogna stratificare. Secondo voi mi va di togliere l'orecchino in questo momento? Ho detto pure qua sotto perché ho le labbra inesistenti. Oh, ebbene sì, sto continuando ad usarlo dal video che ho fatto. È il bronzer XXL, quello gigantesco di Astra. A parte che ha un profumo che io starei a sniffarlo tutto il giorno. Vedete che è pigmentatissimo, cioè dovete stare veramente attenti con questo. Mannaggia a me che l'ho preso scuro tempo fa. Però in Inghilterra secondo voi Astra c'è? No! Mi sono sempre lamentata della moquette inglese, ma i trucchi ci rimbalzano. Di solito mi piacciono i blush shimmerini, però quando brufoli qua i blush miei devono essere assolutamente matte. Uno dei miei preferiti è sempre questo di Astra, il Matte Effect. Il colore è sempre 2. Allora, tutte le polveri di Astra spolverano un sacco e sono pigmentatissime, quelle per il viso. Cioè, vedete, già pochissimo. Cioè, andateci proprio con un pennello morbido, perché se ci andate con un pennello fitto fate come Giovanni Zummo nella recensione dei blush di Cosmify. Per quanto riguarda gli occhi vado a riprendere il mio bronzer di Astra, che tanto è molto scuro e molto pigmentato come avete visto. No! Madonna, queste moquette inglesi mi piacciono! Pennello lo prendo grande perché comunque di solito quando voglio fare... cioè, se è una cosa veloce, è veloce. Non ci sto nemmeno troppo attenta, a dire il vero. Scusate, non vi ho avvicinato. Io vi consiglio, se siete ragazze che studiano, eccetera, eccetera, di comprarvi tipo uno di questi pennelloni grandi che vi sbattete il bronzer sulla palpebra e siete pronte. Ci vado un po' con il dito, poi torno con il pennello. Il bronzer chiaramente lo puoi portare qui, per le persone che hanno il naso dritto e possono, tra virgolette, continuare a fare il contouring e creare l'illusione che questa parte dell'occhio è più grande, no? Vedete perché non vi serve tanto il correttore qua sotto? Perché se ci andate comunque a mettere il bronzer, che vi serve? A niente. Al centro ci sbatto un po' di illuminante. Sotto il sopracciglio è un must, e anzi a volte mi piace anche proprio collegare questa parte qui, però con meno illuminante ovviamente, molto più coeso. Chi te l'ha detto che non si mette lo shimmer nella palpebra? Io ho l'occhio incappucciato, però comunque per questi trucchi chi se ne frega. Chiaramente anche il punto luce non è meno importante. Vedete questa riga? Metteteci l'illuminante, perché l'occhio sembra poi più grande. Lo trovo bellissimo. Cioè, vi apre un botto lo sguardo. Spray fissante, questo qui è sempre di NYX, sempre della collezione Bear With Me. Oppure il Fix Plus. Questo adoro. Che mi leva l'effetto in carta pecorito. Il mio illuminante preferito è Opal di Becca, che però sta troppo lontano in questo momento.
però il secondo in classifica è questo qui di The Balm, è il Mary Luminizer. Non fa spessore, ragazzi, non fa strato, è completamente diverso. Mi piaceva tantissimo e mi piace tuttora questa qui di NYX Professional Makeup. Vi posso allontanare un pochino perché siamo troppo sul personale così? Come dicevo, si chiama Sandstorm, una cosa anche più economica. E metterci questo qui di Astra che si chiama Gypsy. Io, raga, da questo rossetto non mi sono separata da quando ci ho fatto il video. Io al lavoro lo mettevo tutti i giorni. È leggermente più chiara della matita. Se non mi sbaglio, ero andata a vedere il sito perché ho fatto degli acquisti da Astra e quando ho comprato io c'erano un sacco di cose in saldo, compreso questi qui. Quindi io fossi in voi controllerei, perché il prezzo di questi scende tipo a 2-3 euro l'uno. Non so i più scuri come sono, però il rosso, questo qui, sono veramente molto validi, a me piacciono tantissimo. Dopodiché ultimamente, siccome come ci ho speso i soldi, non so che ne penso, sto usando il Bad Girl Bang di Benefit. Mi avvicino vicino vicino e mi dite voi se vi piace più questo mascara o quello. Lo scovolino chiaramente è molto più sottile, però indovinate, è sempre l'albero di Natale. E come vi ho detto, ho un fetish per i mascara a forma di albero di Natale. Come vedete, io ho ciglia già sfigate di mio. A volte mi piace, a volte... però l'effetto è questo. Guardate come sono multitasking. Questo è l'effetto? Non so se mi piace questo mascara. Ditemi qualcosa voi. Metto questo che per me è stato un salvavita e lo adoro. Questo è il gloss di Fenty Beauty che avrete visto dappertutto, pure nel bagno di vostra nonna. Il Fenty Glow. Mi dispiace, ma come questo faccio una cosa molto schifosa. È la matita Gel Crayon Infallible di L'Oreal. Io riesco a stare con il nero sopra e il bianco sotto. E vi ho detto tutto, cioè il nero che mi metto sopra di questa matita non mi passa sotto. E niente, ragazzi, questi qui sono i prodotti che uso da anni, alcuni da quando ho lasciato YouTube, altri proprio da quando anche stavo su YouTube. Ho come la sensazione che questo video farà proprio cagare. Me l'avete chiesto, mo spero che ve lo siate guardato, perché se no... Comunque l'effetto finale è codesto. Mi sento un'altra persona io così. Cioè, so che non è niente di che, però sì. E comunque ho fatto trucchi anche più pesanti nella mia breve carriera di Instagrammer. Potete vederli sul mio profilo Instagram. Chiaramente per l'università mi piace così. Io lo so che al sondaggio su Instagram mi avete votato in tantissimi di no per il gioco horror, però io non posso resistere. So pure le 2 di notte, però voglia troppo di giocare a quel gioco, quindi carico la batteria, perché ve lo sto dicendo, che cacchio ve ne frega. Ciao.